Mister Meloni, mister, partita pazza, primo tempo male voi, non siete riusciti a entrare come ad Alba, giocando bene, secondo tempo invece una trasformazione incredibile. Sul 3-2 mi hai detto che ci credevi, meritavate voi. Sono dispiaciuto per due motivi, perché abbiamo lasciato 45 minuti della nostra vita a casa e il primo tempo non siamo riusciti a trovare il giusto approccio nervoso alla situazione, perché loro, e ho ripetuto tutta la settimana, quasi ce ne fosse bisogno, ma lo sappiamo già, il Canelli è una squadra assolutamente da salto di categoria, quindi qua ci aspettavano aggressivi con un gioco fatto di intensità, aggressività e noi purtroppo complice probabilmente anche non so cosa, perché magari anche cambiare campo da sintetico a erba, non abbiamo mai giocato alla fine quest'anno sul campo in erba, quindi poteva magari, credo, sto cercando una giustificazione ai ragazzi. E poi secondo, cioè tra primo e secondo ci siamo detti quello dovevamo dirci, perché credo che questa squadra abbia qualcosa di più di quel primo tempo, e anche in inferiorità numerica l'hanno dimostrato, e quindi ho rammarico perché poi alla fine siamo riusciti addirittura quasi a vincerla. Non parlo dell'arbitro in generale, però apro una parentesi, ma mi sembra che sul loro 3-3 qualcosina da rivedere ci sia, ma fa parte del gioco, va bene così, sbagliano anche loro e boh, ci godiamo questo punto fatto in casa della squadra, come ho detto prima, molto ben allenata, strutturata, organizzata, quindi dovrei essere contento, no? Nel senso che dovrei essere contento, però per quel secondo tempo fatto lasciamo qualcosina qua, secondo me. Proprio Il primo partendo. tempo meritano loro, per onestà di completezza di informazione, nel senso che non è che sono scemo, vedo che il primo tempo il Canelli poteva distruggerci, e invece il secondo abbiamo fatto vedere qualcosa di diverso. Proprio partendo dal secondo tempo, appunto, in 10 uomini avete più aggressivi, ma soprattutto avete dominato il gioco per larghi Ben tratti. giocato, cosa che non abbiamo fatto nel primo tempo. Partendo da quel secondo tempo, questo Chiesola può lottare fino alla fine per la D? Ma no, questo non lo so, nel senso che se siamo quelli del primo tempo, no, ma non potremo mai lottare per la Serie D. Se siamo quelli del secondo e ci mettiamo in testa che possiamo essere quelli del secondo sempre, una domenica alla volta, vediamo se riusciamo a trovarci lassù a fine campionato. Però io devo lottare e con i miei ragazzi per metterci nelle condizioni mentali di capire che possiamo, se non è quest'anno, sarà, non lo so, ma possiamo esserlo. Possiamo, ok? Poi se siamo bravi a trasformare il potere, il desiderio, la volontà, la testa, allora magari un giorno chi lo sa. Perché ti ripeto, da questo secondo tempo si è vista una squadra che comunque ha un'anima, un gioco, un modo di stare in campo, un sacrificio importanti. E quindi dobbiamo guardarci allo specchio e chiedercelo. Grazie, mister. Grazie a te.